Il Silmarillion, capitolo 2. Aule e Yavanna. Nell'oscurità e negli angoli non visti della terra di mezzo, Aule, il dio fabbro e creatore e maestro delle arti, stava creando qualcosa di speciale. Qualcosa che bramava tanto. Una creazione sbagliata, ma che non poteva fare a meno di perpetuare. Era impaziente. Da troppo tempo aspettava la venuta dei primogeniti, gli elfi e gli uomini. Così vennero creati dalla terra e dalla roccia sette figure possenti e tozze, non molto simili ai figli di Ilúvatar, dei quali egli non ricordava le fattezze intraviste nella grande visione prima dei tempi. Queste figure erano i sette re dei nani, i figli di Aule. Aule fece giusto in tempo ad insegnare loro la lingua che aveva immaginato gli sarebbe dovuta appartenere, che Eru, o Ilúvatar, il creatore del tutto e capo supremo di tutti i Valar, venne a conoscenza della creazione del dio fabbro. Eru parlò con aria ferma e decisa. «Perché hai fatto questo, Aule? Perché ti sei imbarcato in un'opera che sai benissimo trascendere il tuo potere e non essere fatto per te? Le creature che hai generato non potranno vivere di vita propria quando il tuo pensiero è altrove. È questo che vuoi per loro? Che vivano come le tue marionette?» «Supremo creatore», rispose Aule. «Io volevo solo poter amare una progenie di mia creazione e insegnare loro una lingua unica. Qui in Arda c'è spazio per molte creature, mi sembra di vedere, e non ho trovato sbagliato questo mio desiderio. Sono caduto preda della follia. Lasci che ponga rimedio ai miei sbagli». Così, con le lacrime agli occhi, caricò un colpo col suo potente martello, pronto a calarlo sopra i sette re dei nani, che terrorizzati sul banco da lavoro del padre si coprirono gli occhi e implorarono pietà. «Fermo», disse Eru, il creatore del tutto. «Non vedi che queste creature vivono di vita propria? Se questo è possibile è solo grazie al fatto che ho accettato il tuo desiderio nel momento stesso che hai iniziato a metterlo in pratica. I nani vivranno grazie alla luce che infonderò in loro, e grazie alla forma che tu hai plasmato nella pietra». Aule, commosso, lasciò cadere il martello e ringraziò Ilúvatar in un pianto sfrenato. «Solo una cosa non tollererò», aggiunse quindi Ilúvatar o Eru. «Che queste creature camminino sulla terra prima dell'avvento degli elfi e degli uomini. Dovranno giacere sotto le montagne, addormentati e in attesa che i miei primogeniti siano stabiliti in Arda. Questo io lo esigo». Allora Aule prese i primi nani e li mise a giacere nei luoghi più remoti sotto le montagne. Sarebbero stati forti, duri come la roccia, rapidi a stringere amicizie e a creare conflitti. Avrebbero sopportato grandi fatiche e fame e il dolore fisico con più fermezza di qualsiasi altro popolo dotato di parola. I nani vivono molto più degli uomini, eppure non per sempre come gli elfi. Si credeva che i nani, una volta morti, tornassero alla terra di cui sono fatti. Ora invece si crede che Aule, l'artefice, che i nani chiamano Mahal, li chiami in delle aule a parte nelle sale di Mandos, il dio dei morti, colui che gestisce le sale dove le anime degli elfi sostano prima di tornare in vita dopo una morte violenta. Tra i re dei nani, Durin fu quello più famoso, che generò poi una lunga stirpe di amici degli elfi. Aule non ebbe il coraggio, comunque, di rivelare il proprio creato agli altri Valar. Tenne il segreto per sé. Aprì la propria mente solamente a Yavanna, la propria consorte, e dea delle foreste di Arda. Le raccontò tutto l'accaduto, il perdono di Eru e il premio della vita ai nani.
Yavanna allora rispose: «Credo che Ilúvatar abbia dato un'altra prova di essere magnanimo, ma c'è un timore che cresce in me mentre mi racconti di queste creature che hai creato. Se davvero vengono dalla terra e vi abiteranno sotto e scaveranno per vivere, allora forse saranno incuranti di tutto quello che ho creato io sopra il suolo. E se non tenessero cura degli alberi e della vegetazione, e se la usassero solamente per i propri scopi senza assicurarsi che questa possa continuare a vivere?» Aule, il dio Mastro Fabbro, corrucciato, rispose: «Le tue preoccupazioni sono fondate, mia cara Yavanna, ma tieni conto che anche gli altri figli di Eru avranno bisogno di legna e vegetazione per la loro sopravvivenza. Mangeranno e costruiranno anche loro, del resto. Eru ha infuso nella vita che ha creato anche un senso di rispetto per tutto quello che è vivo e che contribuisce allo sviluppo del disegno. Questo a meno che Melkor non corrompa i cuori di queste creature», concluse Yavanna. Yavanna, presa dalla disperazione, andò allora al cospetto di Manwë, il dio dell'aria e dei venti, nonché capo dei Valar sulla terra, e senza tradire il segreto del marito, chiese: «Re di Arda, è vero che i primogeniti avranno potestà su tutto il mio creato una volta che vedranno la luce?» Manwë rispose: «Certo, così è stato cantato in origine. Ma perché lo chiedi?» «Perché sono ansiosa rispetto ai giorni che verranno. Non basta che Melkor abbia manomesso così tanto il mio creato.» Manwë, pensieroso, rispose: «Beh, di tutto quello che hai creato, che cosa ti sta più a cuore? Che cosa salveresti sopra ogni altra?» Yavanna disse: «Ovviamente tutto ciò che è vivo, mi è caro, ma laddove gli animali possono fuggire e spostarsi, gli alberi non hanno questa possibilità. Sono lenti a crescere e rapidi a cadere. Vorrei che gli alberi potessero parlare a nome di tutto quello che ha radici.» «Capisco», rispose Manwë. Così entrò in meditazione, per mettersi in contatto con Eru, il creatore del tutto, e per un po' di tempo parlò con lui. Quando tornò, riferì: «Eru mi ha parlato e ha detto che persino la più piccola voce del creato viene ascoltata da lui. Ed è scritto che Yavanna, tu, una volta che i primogeniti cammineranno sulla terra, verrai a contatto con degli spiriti che potrai infondere nei corpi di Kelvar e Olvar, le piante e gli animali. La collera di questi spiriti sarà temuta dalle creature di Arda, che ci penseranno due volte prima di ferire il tuo creato. Ilúvatar ha fatto un grande dono anche a me, fornendomi una progenie che mi appartenga, per aiutarmi ad osservare e ad essere presente in tutto. Eru mi ha fornito degli spiriti delle grandi aquile dell'Occidente, che saranno mie messaggere e un popolo amato e temuto in tutta Arda.» Yavanna era entusiasta e disse: «Oh, mio re, farò crescere i più grandi alberi di Kematari in modo che la progenie delle aquile dell'Occidente possa viverci.» «Un gesto ammirevole», disse Manwë, signore dei venti. «Ma solamente gli alberi di Aule possono essere abbastanza alti per le mie aquile. Le grandi montagne di roccia permetteranno loro di udire e vedere qualunque cosa sul creato, e nelle foreste cammineranno gli Ent, i pastori degli alberi.» Aule e Yavanna, nelle loro dimore, discutevano ancora. «I tuoi figli dovranno stare attenti ora a cosa faranno degli alberi, ora che gli Ent difenderanno le foreste.» Con tutta calma, il dio Fabbro rispose: «Ciò nonostante, avranno bisogno di legname.» Alzò le spalle e continuò il suo lavoro di Mastro Fabbro come se nulla fosse successo. Grazie a tutti dell'ascolto. Vi rinnovo l'invito a mettere mi piace al video, commentare e condividerlo possibilmente con più persone possibili. Ovviamente vi invito anche ad iscrivervi al canale e, se vi va, anche ad abbonarvi se volete sostenermi con una piccola donazione economica. Ah, seguitemi anche su Spotify e Spreaker, probabilmente mi state ascoltando già da qui. E niente, ci vediamo la prossima settimana con il terzo capitolo del Silmarillion. Grazie ancora. Alla prossima, ragnacci!